Ciao ragazzi, sono tutti bentornati con questo nuovo video. Questo è un video un po' particolare, nel senso che a parte che è partito già tutto, non capisco più niente. Siamo su un gioco che molto volentieri state anche riconoscendo perché certe cose sono un po' caratteristiche. Ebbene, siamo su Bargle Cats. Vi ricordate quel gioco che avevamo provato tempo fa? Se Pogo Cats, non mi ricordo come si chiama, che praticamente era una specie di spin-off di Battle Cats. Con che si chiamano i salterini che devi fare e tutto poi veniva collegato a Battle Cats per l'appunto. Bene, oggi siamo su Bargle Cats, il gioco in cui praticamente i gatti fanno i ladri. Non mi fate domande, ok? Qua è partito già tutto il robo. Boss, you are newcomer, sei nuovo? Non ti preoccupare, ti spiegherò tutto io riguardo i Bargle Battles. Cosa? È tempo di un po' di. Bargle dovrebbe essere tipo lo scassinatore, no? Vabbè, il ladro. È tempo di scassinare. Innanzitutto dobbiamo infiltrarci nella manor, qua dentro. Quindi cosa dobbiamo fare? Prendi il cat lurking in the grass, prendi il gatto che si nasconde nell'erba. Ne prendo uno a caso, questo qua che mi piace. Cosa sto vedendo? Guarda, ecco la minimappa. Puoi vedere la tua locazione, ok, va bene. Raga, non ci sto capendo niente. Devo un attimo capire dove sono finito. Ora non puoi più usare quella porta per entrare o scappare. Ti spiegherò lo scappare dopo, cioè la fuga dopo. Ora dobbiamo solo trovare il vault, la cassaforte e prendere il tesoro all'interno. Va bene. Attenzione alle trappole. Questa magione. Must have a real clever master to set it there. Va bene. Danneggerà la tua forza di volontà un pochettino. Ah, quindi se faccio casino mi danneggia la forza di volontà. Che va comunque giù col passare del tempo. Quindi man mano che andiamo avanti col tempo la forza di volontà cala. Ma se prendiamo delle trappole come delle scatolette. Le scatolette di gatto maledette! Cala ancora di più, ok? Una volta che la forza di volontà, la barra della forza di volontà sarà completamente vuota, è game over, quindi fai attenzione. Stiamo prendendo delle scatolette di gatto. Questa trappola fa casino e se ci cammini sopra, quindi guarda la minimappa, ok? È stato sentito in quest'area, quindi l'area lampeggiante. Se uno di quei tizi è qui intorno. Che tizi? Oh no! Oh no, il cane! Cos'è che c'era scritto catnip? Gatnip? Cos'è che era dognip? Solitamente dormono, ma se fai casino inizieranno a correrti incontro. Ah, capito. Se tre gatti vengono catturati è game over, quindi fai attenzione. No, maledetto! Tocca andare con un altro, vai in un'altra stanza, perché ovviamente quella me l'hanno chiusa e non possiamo più andare lì. Ok, let's hunt for the vault, cerchiamo il vault. Quindi praticamente. Io mando un cosa, posso andare anche giù, tra l'altro. Shh, andando giù, su o giù fa casino. Ah, che allerta le guardie. Alcuni tizi vengono correndo quando sentono il casino, quindi fai attenzione a muoverti su e giù. Cioè, praticamente, se facciamo casino, c'è caso che arrivino i poliziotti che sono i cani, i maledetti, e quindi praticamente mi sgamano. Oh, è lì che dorme. Queste porte dorate sono la cassaforte. Aprile, clicca. Eh? Maledizione, era un fake, era una cassaforte falsa. Un errore da principianti. Opening a vault fake vault will release hidden guard dogs that catch you. Ah, ok. Quindi rilascia delle cose. Ah, ma abbiamo preso anche il cane. Vabbè, forse adesso. Praticamente se andiamo in una di quelle lì, arriva comunque il cane che ti porta via. Vabbè, andiamo di qua, raga. Ma come faccio? Qua c'è un'altra roba. Come faccio a sapere se è vera o falsa questa? Così a caso. Ottimo, hai trovato il tesoro. Ah, non cincischi, se ne vada di qui. Run to an open door. The battle's not over till your getaway. Ah, ok. Quindi in sostanza adesso devo evadere. Fammi vedere come si evade. Oh, mi hanno chiuso tutte le porte tranne alcune. Time to escape. Dove escapo? C'ho un tastino skill in basso a destra e c'ho evade lì in basso a sinistra. Vabbè, me ne vado così. È stato più facile del previsto. Non male come tuo primo scassinaggio, tua prima rapina. Vabbè, finally a moment to relax. Why not check the treasure? Perché non vai a cercare il treasure, poi torneremo alla Manor, qua alla magione. Allora, non ho capito niente di quello che ho appena fatto. Welcome to Llanuwf Manor. Ah, la mia magione? Qui puoi setappare le difese o addirittura pregare il dio gatto. Fai quello che preferisci. It's your Manor after all, ok? Prima vediamo un attimo cosa hai preso nella cesta. Oddio. Abbiamo un tizio che sta cercando di scassinare la cesta, va bene? La tua cassaforte è fino a 4 ceste puoi tenere qua. Questo mi ricorda un po' tipo Clash Royale o quelle cose lì. Perché c'è il tempo di apertura, vedi 5 ore 58. Hai bisogno delle chiavi per aprire le ceste. You get more keys over time. Ok, più avanti vai col tempo, più avrai chiavi. This guy is the locksmith.
È il fabbro che ti apre le ceste, guardali come scassina. Devo aprire con le chiavi, ok. Tap the treasure chest. Swipe left or right to turn the key. Ok, devo stare attento, piano. Orca miseria, si è spaccata la chiave. La chiave si è rotta e avrei bisogno di più di una chiave per aprire le rare chest. Let's put this lock mystery to work. Maybe we can bribe him with a few cans of food. Aspetta, dargli il cibo del gatto. Quindi in sostanza posso aprirlo senza. Cioè, posso aprirlo immediatamente, semplicemente pagando il cibo dei gatti, ovviamente, sempre quello che c'è di mezzo. E quindi cosa abbiamo preso? Scusa, cosa sono i vestiti? Altri ladri possono rubare le tue ceste? Cioè, vengono a rubarmi nella mia magione. Quindi apri il prima possibile quelle rare almeno. Perché se ti fregano quelle comuni, chi se ne frega? Gli snack. Quindi se do degli snack a loro, mi pagano dei soldi, però mi consumano gli snack là sopra e ovviamente avranno un tempo limitato, tipo magari finché non costruisco. Here's where the snacks get made. Ok, qua dove si creano gli snack. È tipo un gestionale, non lo so, mi ricorda tipo quella roba Dan Park, quando crei il parco, no? Il tuo parco. Vedi, qua fai i panini, qua fai le patatine, qua fai le bibite. Non so se avete mai giocato a quei giochi gestionali in cui magari hai un tuo posto, come può essere un parco a tema, e ti crei il parco a tema, poi metti le bibite, il robo delle bibite qua, perché la gente così ci va più spesso, ecco, una roba del genere. Cos'è successo? Vedo che abbiamo un cane che dorme lì in mezzo, quindi so dove dorme il cane. Questo mi sembra una roba un po' particolare, c'è una trappola per qualcosa, quindi io. Tipo, non farei troppo casino in realtà. Sempre con molta calma. Qua abbiamo il robo delle bibite. Oh oh. Nope! Grazie mille, arrivederci. Ci vediamo alla prossima. Io, raga, voglio andare lì sotto da. Orca miseria. Non credo di dover andare di qua. Facciamo un'altra cosa. Aspetta un attimo. Spero di non svegliarlo. Sono stato molto stupido. Allora, vai tu. Oh, cacchio, no, le lattine. Le lattine mi hanno svegliato il cane là sotto, occhio. Cos'è? Time pass leads the trees face month. Che cacchio vuoi? Oh, fucker! Qua c'è una cesta, ho presa. Ha già fatto scattare l'allarme, wagyu! Vieni qui! Guarda che maledetta! Ma schifosa! Lei tra l'altro è un nemico! You get a lot of, hai ottenuto abbastanza skill points, quindi puoi attivare le skill. Ok, subito, subito, fammi vedere che skill c'ho. Master each skill, you get surely legendary get. Va bene. Vai. Cure all. Cura tutti quanti. Ma mica erano morti. Allora, vedi qua. Siamo usciti, raga. Abbiamo raccolto. Puoi raccogliere dei soldi in giro. E pare puoi anche raccogliere delle pietre. Che mi sa che sono quelle robe rosse per poi andare a pregare. Però non mi è sembrato così tanto complicato. Nel senso, mi è sembrato complicato, ma mi aveva detto dove erano alcuni nemici. Innanzitutto. Poi si vedevano le trappole nella schermata prima. Quindi, se te da una trappola per dire c'hai due. I due bottoni rossi ai lati, se ci arrivi da destra o a sinistra, becchi i pulsanti e probabilmente vieni catturato. Però se ci atterri da sopra non vieni catturato. Quindi quello è anche un'altra cosa. Devi ricordarti semplicemente dove stanno i nemici e le trappole. Ora però io non ho capito una cosa. Questa era una battaglia contro un tizio o era una battaglia a caso contro la CPU? Tra l'altro qua possiamo cambiare anche i vestiti. Ma perché c'è un gatto che si chiama Antonio? Ma che cazzo? Guarda che figata, puoi metterci tutta la roba, cioè puoi cambiare i vestiti che ti aumentano la potenza, la willpower, l'agilità e tutto. L'agilità non so cosa significa. Livello 1, upgrade 0, top, upgradiamo la roba che ovviamente più ne trovate e più vi potete upgradare le cose. È tutto un casino. Andiamo in battaglia perché sono le cose più interessanti, però c'è proprio tutto un coso dietro da studiare per fare i personaggi. Vedete, quello parte e illumina tre stanze a caso. E forse ho capito perché prima avevano trovato i cani. Perché c'era lui che aveva illuminato. Cerchiamo ovviamente di arrivare in punti. Orca miseria. Piano, 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 piano. È scappato? È riuscito a scappare? Guardalo, 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 guardalo. Sta scappando. Forse riusciamo a scappare dal cane. Orca miseria. Piano, via di qua. Oh, cos'è? Fuck! Va bene, soldato! Hai lottato bene! Abbiamo sgamato già un po' di cose, volendo. Quindi qua si potrebbe provare a fare una cosa del genere. Andiamo a vedere con il secondo. Ricordiamo che abbiamo tre gatti da poter usare. Questo mi ha avvelenato in un qualche modo. E qua abbiamo il tizio per pregare. Cat God has appeared. Quindi con l'allarme si attiva, si sveglia e non possiamo rubargli gli spiriti.
Ma penso che siano robe a caso, no? Tocca passare da un'altra parte. Oh, questa l'ha fatta bene. Oh, c'ho il cane là che arriva. Maledetto. Qua c'era il cane che abbiamo svegliato. Via! Sto cercando di controllare dove può essere il Volt. Sembra un po' di giocare a battaglia navale per sotto certi aspetti. Ci dovrebbero essere un po' di soldi, maledetto! L'andare su e giù sveglia solo quelli del posto. Vediamo se è qua sotto, lo sapevo. Fuck yes! Vieni qua. Vieni qua. Fuga! Ce l'abbiamo, ragazzi! Ci abbiamo il tesoro, bellissimo! Però non ho capito anche un'altra cosa. Noi, volendo, mentre scappiamo, cioè, quindi non è obbligatorio farsi prendere, e penso che questo dipenda dalla velocità anche del tuo gatto. Quindi aumentare la velocità del gatto, significa anche proprio scappare più velocemente dai cani guardie. Ma nel mentre scappiamo, noi possiamo anche, volendo, andare a prendere altra roba, forse? Tutto ciò, ragazzi, è stupendo. Non posso dire nient'altro. E comunque sì, stiamo letteralmente andando contro dei tizi. Cioè, stiamo facendo invasione su altre. In case di altri tizi. Raccogliamo anche qualche monetina. Qua non credo ci sia il tesoro. E invece c'è già il tesoro. Ma è un idiota questo. Con molta calma. Easy. Raga, tutto ciò è meraviglioso. Cioè. No, no. Comandante. Cosa? Cosa Devi. ti essere testa? Tu hai col Devi. gioco di provare Devi a fare dei provarlo. catti No, non mi ancora? Ti interessa. Non è altra volta? Battle Cat. È lo stesso. Vieni. Cioè, te immaginati praticamente il livello, questo, quello che vedi, e devi invadere il nemico per andare a cercare la porta d'oro, quella porta d'oro là. Solo che c'è una porta d'oro vera e Non una porta d'oro capisci? falsa. Se prendi quella falsa ti sgamano, se becchi quella vera ti porti a casa il tesoro. Devi anche scappare col Bene. tesoro. Provalo. Pare di profare. Io quindi fare capire, toferantare, ti fare, ti latro, latro ti tesoro, ti catto. Io meno crete ti avere insegnato loro ti rupare, io insegnare loro ti combattere, non ti rupare ti solti. Cosa io ti farei fare? Quindi io poter andare tuffe ti foglio, volere ti andare ciù ti qua ti sotto, io poter andare ti sotto, attenzione ti cane! Ragazzi loro molto ti pericolosi, fare attenzione, fare muoverti piano. Apri. Aprire. Io. Oh, no, no! Tu fai il tetto, metti a aprire! Andare, va bene, non è un problema. Bene, allora io provo a andare a prendere ti dormire qua, ragazzo, dormire, catto, ti dormire. Io come ti trovo a fare? Io questa, altra ti porta? Questa ti falta di aprire. Ma ancora ti catturato! Io credo che tu stai cercando di fare perdere me, Ma in vero? realtà non Io sapevo neanche che si capisco potesse le tue trovare intenzioni, tu dall'alto. volere fare vedere me. No, ti capace, ti comandare, ti catti, e allora tu volere Smettila. fare catturare tutti i catti miei. Ma Noi questo no, ti potere permettere, noi tu fare fare. Oh, attenzione! Scatolette, ti catto infami! No! No, mi hai catturato tutti loro! Ma io ti ho fatto ti altra ti porta di oro e dietro ti tesoro essere? Beh, io ho sconfitto ti nemico. Io non credo che questo essere ti ciocco ti divertente. No, pensa a patare ti catti, me molto ti più pello. Perché loro ti fertire in ti battaglia? Non ti fertire quanto finire ti catturati ta nemico, ti cani. Quartare, quartare. Cosa fare ti qua? Loro prendere ti cibo, loro mangiare ti schifezze, ti hamburger. Loro incrassa dopo. E io come ti porto ti battaglia ti catti se loro incrassa? Io fare ti esercizi tutto per loro e loro incrassa? Ragazzi, io non penso che questo sia ti ciocco ti pello per patare ti catti. Io preferisco ti combattere. Questi essere tutti ti ciocchi per pampini, tutti, no, ti patare ti catti, quant'era la ti rupare ti solti. Io non so, Cosa tu vuol dire ciocca ti giochi per ciocchi bambini? schifo. Ma che sei. No, Ma tu cosa stai giocati dicendo? schifo? Ma dove vai?